Cioè, ragazzi, ci sembra un video di Brawl Stars, in realtà. Vi spiegheremo un pochino la storia del Team Fire. Scusate, oggi doveva essere il video, come si chiama, della storia, però non siamo riusciti a farlo uscire. La faremo uscire o domani o dopodomani. Comunque, guardate il reset prima di iniziare. È stato molto interessante, soprattutto perché avevo guadagnato quasi 2000 punti stellari, che il mio record è 2000, però non ho pushato tanto sta stagione, e beh, pure ne ho guadagnati abbastanza, quasi 2000, 1850. Allora, iniziamo subito con la storia del Team Fire Academy. Allora, più o meno più di un anno fa, a novembre, molto più di un anno fa, a novembre, verso fine novembre, nasce un team, si chiama Team Fight. Allora, questo team, io ancora non ero entrato, però ho fatto dei provini, prima era solo su Fortnite, sono entrato, piano, sì, sono uscito, poi sono rientrato un po' di volte, poi e molti altri, poi si è formato più o meno il team. Poi abbiamo creato un canale il 15 gennaio 2020. E voi direte, vabbè, però, cioè, l'avete creato, però avete fatto video molto, vi spieghiamo. Allora, praticamente inizio il canale molto bene, molto bene. Abbiamo fatto tanti video, però poi si è sciolto il Team Fight. Poi diciamo tutti siamo usciti, si è creato un altro team. Poi finito questa cosa, si è ricreati, si è rimessi insieme il Team Fire, Team Fight, che si chiama Team Fight. Poi abbiamo continuato per un po' di mesi, stava andando molto bene il canale, avevamo iniziato una storia, ed era bellissima questa storia, avremmo continuato tantissimo, ancora non facevamo video senza voci, infatti la storia era senza voce, comunque era carina. Poi mentre stiamo registrando una storia, tutto in un tratto si sono scomparsi tutti i video, non si sa se è stato qualcuno del team, qualche scemo del team, o YouTube, non si sa ancora, però vabbè, non ce ne frega niente. Si è sciolto un'altra volta il Team Fight. Poi anche perché il capo ci faceva degli scherzi, cioè praticamente ci diceva che ci faceva uscire e poi ci faceva era uno scherzo di lui che ci faceva uscire. Poi abbiamo ricreato il team, in realtà ero con gli stessi membri, solo uno in meno, tranne il capo, poi entri, vabbè, il Team Fire HD. E poi da qui sono ripartiti i video senza mai essere cancellati. Intanto il capo del team, poi dopo un po' è rientrato come manager, non gioca più Fortnite. E ovviamente poi non finisce così. Allora, comunque il Team Fire poi non si è mai più sciolto, quindi tranquilli. Abbiamo passato la quarantena insieme col canale e con il team. Poi verso, non mi ricordo, fine luglio o tipo inizio luglio, non mi ricordo quando, abbiamo smesso di fare video per tutta l'estate, fino a settembre, mi ricordo fino al 19 settembre, me lo ricordo a memoria proprio quel giorno. Ho fatto il primo video e abbiamo ricominciato. Poi abbiamo raggiunto dei traguardi, 900 iscritti, però sono arrivati molti membri nel tempo. Comunque, raga, secondo me questo qui non vita, io vado a spiegare una cosa, scusa, vabbè. Allora, ora subito giochiamo con Lu, quindi vi spiego. Appunto, verso settembre, poi si sono aggiunti altri membri, verso agosto, settembre, poi ottobre è stato il mese di più video, la ripresa del Team Fire HD, almeno il canale, comunque il team già ancora continuava a migliorare. E tanto qui Egdar come l'ho uccisa, vabbè. Fino a che in questo momento comunque il Team Fire andava molto bene, però non è che andava benissimo. Fino a che novembre siamo completamente esplosi per un periodo, anche perché alcuni ci hanno sponsorizzato, grazie a tutti quelli che ci hanno sponsorizzato, ma non solo per questo, noi siamo esplosi, abbiamo fatto tantissimi iscritti, 20 iscritti in pochissimo tempo, siamo diventati
fine mese, all'inizio mese eravamo sugli 80, fine mese 110 iscritti, se non erro, o più o meno lì comunque le cose. Eravamo felicissimi. Poi a dicembre dicembre è iniziato ancora meglio, molto meglio, tantissime views, tantissime cose. E vabbè, dicembre è andato molto bene all'inizio, poi un crollo assurdo del canale. Proprio facevamo gli stessi video, video forse qualcuno in meno, però vabbè, crollo assurdo, non si sa come. Poi abbiamo fatto per un piccolo periodo, per tutti i giorni, quelli di che conoscete voi, abbiamo fatto anche due video al giorno. Poi siamo arrivati, abbiamo fatto la settimana solo FIFA praticamente, facciamo qualche video di Brawl e qualche di Fortnite, ma solo FIFA. Era molto stancante quella settimana, ve lo dico, due video al giorno di FIFA molte volte. E diciamo che il canale si sembrava un pochino risalivo con questi due video al giorno. Vero, un pochino sì, però neanche così tanto. Poi abbiamo creato la storia, cioè parlavamo di questa storia che doveva partire. E alla fine è arrivato il primo episodio, appunto, come vi stavo dicendo. Il primo episodio è uscito precisamente una settimana fa. Sta andando benissimo, proprio sta uno degli episodi, cioè uno dei video più visti al canale. Ha già 75 views, magari ora ovviamente sta avendo un calo, ma ogni video che cioè, all'inizio va bene. Poi sembra che è un calo, ma in realtà tipo rispetto ad altri video anche nuovi, questo video sta andando meglio dei video nuovi. Vabbè. Questa era la storia del Team Fire. Poi tutti i video, tutte le cose, come è andato più o meno. Ci vediamo nel prossimo. Vabbè raga, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!